Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Giacché si continua senza tregua a discutere della questione della senatrice Liliana Segre e della commissione sull'antisemitismo, lasciate che io spenda ancora qualche parola sul caso, procedendo more solito in direzione ostinata e contraria, e ribadendo ancora una volta che il nemico principale contro cui indirizzare i propri strali oggi è costituito dal politicamente corretto che è in pari tempo un eticamente corrotto. Credo del resto che sia chiaro come il sole, almeno a quanti non siano avvezzi a compiere il ben noto gesto dello struzzo, il quale nasconde la testa sotto la sabbia per non farsi vedere e al tempo stesso per non dover vedere. Ebbene, per quanti struzzi non siano, è lampante il fatto che la cosiddetta mozione Segre, passata in questi giorni, non è, come pure si va ripetendo a piè sospinto, una commissione sull'antisemitismo. È, al contrario, una vera e propria commissione finalizzata alla censura politica. In particolare la lotta all'antisemitismo, che di per sé è giusta e sacrosanta, diventa a tutti gli effetti un pretesto. Segnatamente diventa un pretesto teso a far sì che il potere possa chiedere la censura in rete delle idee non allineate, non gradite, non conformi con il pensiero unico politicamente corretto ed eticamente corrotto. In sostanza, l'obiettivo è astrattamente colpire l'antisemitismo, ciò che è giusto e sacrosanto, e in concreto in realtà è colpire tutto ciò che non sia allineato con il nuovo ordine mentale, ciò che rientra di fatto nell'ordine del nuovo totalitarismo glamour della civiltà dei mercati nichilisti. Siamo davvero giunti al tempo del Ministero della Verità di cui scriveva George Orwell in 1984. Si è pienamente dispiegata dinanzi a noi questa vicenda descritta da Orwell, il quale appare oggi a tutti gli effetti come un dilettante rispetto alla realtà distopica di cui siamo abitatori, la civiltà dei mercati con la dittatura annessa delle borse e degli speculatori senza anima. Gli attacchi antisemiti che si sono scatenati contro Liliana Segre sono indubbiamente disgustosi, e quanto a disgusto sono pari, lasciate che io lo dica, solo alla strumentalizzazione indegna che di Liliana Segre è stata fatta e continua a essere fatta ad opera dei padroni del discorso, i quali impiegano la rispettabilissima figura di Liliana Segre e la sua vicenda esistenziale tragica con quello che ha subito nel Novecento, impiegano tutto questo con una finalità squisitamente ideologica. La finalità è porre fuori legge come istigazione all'odio ogni forma di dissenso rispetto al totalitarismo liberale. Ma davvero v'è qualcuno di così stolto da non riuscire a capire che la questione di Liliana Segre, alla quale va tutta la nostra umana solidarietà, è una vile strumentalizzazione da parte del totalitarismo arcobalenico per criminalizzare il dissenso e la lotta contro l'ordine esistente? Siete davvero così superficiali e stolti da non avere inteso che in astratto si vuole punire l'odio razziale, che già è giustamente punito a norma di legge, e in concreto si mira a delegittimare il dissenso in ogni sua figura? Si mira cioè a delegittimare, a ostracizzare e a debellare in forma apriorica la lotta di classe del basso, la lotta di classe che si fonda sul sacrosanto odio del popolo verso i padroni, verso gli sfruttatori e, come dice Marx, verso la cinica classe dei capitalisti senza anima, cosmopoliti e finanziari? La storia si ripete, ma come farsa. La censura nazista nera torna oggi a manifestarsi con mutato sembiante, però. Si manifesta come censura fucsia arcobaleno, come censura che in nome della lotta al nazismo ne continua la folle logica di persecuzione delle idee non allineate con l'ordine simbolico esistente, ossia con l'ordine che glorifica, santifica e legittima la civiltà dei mercati e in maniera convergente delegittima, punisce e esclude la parola per quanti invece aspirino a un mondo altrimenti strutturato, redento dalla prosa reificante del mondo a forma di merce.
radioattività con Diego Fusaro.